aereo va benissimo, ma niente macchina. Scoppiata una gomma. Grazie, non so più fermarmi. Terzo round. Per questa improvvisazione vorrei che due bad boys, un ragazzo e una ragazza, andassero a scegliermi una coppia fra il pubblico. Una coppia alla quale distruggeremo naturalmente l'esistenza. E un altro bad boys, vada per favore a prendere il microfono in regia. Vorrei una coppia, una vera coppia, non un ragazzo e una ragazza. Ah, ok, loro sono una coppia. Lei si rifiutava di presentarsi. Faremo una storia della coppia. Come vi chiamate? Ivano. Elena. Quale lavoro fate? Grafico 3D. Traduttrice. Come vi siete conosciuti? A un mio concerto, quando io avevo una parrucca rossa e cantavo vestita di paillette che sembrava una gallina. Beh, non sembra più una gallina, complimenti. Grazie. Anni di lavoro. Come si chiamano i vostri migliori amici? Andrea. Alice. Volete chiedere qualcos'altro? Sì. Se hanno un nome per l'intimità, fin qui. Mignoli. Passerotto. Oh, grazie. Gattina. L'altro non si poteva dire in pubblico, immagino. Pregi e difetti? Pregi e difetti. Pregi e difetti. Pregio è solare. Difetto. Canta male. Non ha difetto. Allora, il suo pregio è l'ordine, il suo difetto è un gran bugiardo. Ci basta, no? Sì, perfetto. Perfetto. Grazie entrambi. Mi sta scendendo sul palco. Quindi vedremo una storia della coppia fatta da una sola squadra, i Sashimi, che interpreteranno tutti i personaggi di questa storia e ci faranno rivivere come si sono conosciuti, come si sono innamorati, tutto quanto. Allora è... 5, 4, 3, 2, 1, 10! Ivano, Andrea. Dimmi. Sono io, Ivano, scusami, che sono agitato. Questa webcam... Mentre sto modellando 3D una rosa per la mia futura amata. Ma tu non hai amate, sei single. E sono anche un informatico, quindi sono sfigato e chiuso sempre in casa. Senti, guarda, ti porto io. Ah, guarda, 3D anche tu. Pensavo fossimo in webcam. Tu hai bisogno di uscire. Sì, ho visto, c'è questo concerto. Si chiamano Le Galline Starnazzanti. Carino, ci andiamo? Ci andiamo, perché no? Perché... Allora compri i biglietti online. Comprali online, fatti fare lo sconto del 15%. Sì. Vuoi che te lo traduca? Eh sì, io non ho studiato le lingue. Ah, in italiano dicevi? Eh sì. Questa sera al concerto delle Galline Starnazzanti. Siamo noi. E la Sancho faceva leggere il volantino, cara. Sei pronta? Sì, ho un po' di emozione, mentre tu sei così solare. Ho messo anche la parrucca rossa per riflettere di più. Che bella che sei stasera. Alice. Sei qualcuno? No. Sì, no. Me lo sento. Dici? Sì. Guarda, tu metti questa parrucca nera. Ah, così sembro più brutta di te. Eh sì, devo trovare prima io, non è che... Io andrò al concerto, canterò Shakira, Waka Waka, in tutte le lingue del mondo. Veramente? Sì. Io farò la batterista, tanto sono sfigata. Sì. Speriamo che qualcuno ci noti. Dai, Andrea. Senti, Ivano, ci sono 20 galline starnazzanti, vedi di beccarne una nel pollaio. Non lo so, nessuna è su Facebook. Non ne vedo nessuna qui. Ma non importa, glielo fai fare tu. Ma gli devo parlare a voce? Sì, gli devi parlare. Oh, guarda, carino, quello là. Ma no, cosa dici? Non è il tuo tipo. Oh, però sembra così intellettuale. Guarda quella lì, sembra un personaggio giapponese. Sì, ma non puoi vedere tutti quanti in 3D, tu dovresti...
questa relazione. Dai, vado allora, vado a conoscerla. Cosa le chiedo, un autografo? Waka waka, high five, dai, waka waka, ciu. Alice, quel tizio un po' strano. Alice! Sono qui! Tu vai a parlare, va, perché così almeno la pianta. Dai. Io sono Andrea, sono l'amico. Però sei più carino tu. Sì, ma lui fa modellazione 3D. Oh, cos'è Alice? Modellazione 3D? Non so, ma tu vai! Ok. Modellazione 3D. Sì, dimmi che faccio modellazione 3D. Dimmelo. Puoi dirmelo tu direttamente. Non abbiamo neanche l'amicizia su Facebook, non so se vi posso parlare. Però. Sì, ho tutti i file nelle cartelle, dalla A alla Z. Bellissimo! E se parlo anche in arabo e negli ideogrammi cinesi? Ti sapresti ordinare tutti? Mi stai facendo troppe domande, io non parlo con nessuno da 15 giorni. Scusa. Ti posso dire una cosa? Sì. 01111. Il linguaggio binario vuol dire mi piaci tanto. Non me l'aveva mai detto nessuno il linguaggio binario, sai che io adoro le lingue. Vorrei rivedere la moviola del bacio. Non te l'avevi mai detto così. Ho conosciuto una ragazza solare e senza neanche un difetto. E mi sono proprio innamorato di lei. Passerotto, sono qui! Sì. Passerotto, sei su MSN? No, sono su ICQ. Aspetta, proviamo su Skype. O Skype svizzero, va bene lo stesso, tanto capisci uguale. E io ce l'ho craccato, forse non prende. Aspetta, mi vedi? L'ho preso ad alta risoluzione, così sembra più bello. È bellissima, Passerotto, ma quando ci vediamo? Dico di persona. Aspetta, crea un evento. No, perché viene tutti i giorni il tuo amico Andrea a trovarmi, io mi chiedo perché tu non ci sei mai, ecco. Perché ti ha portato una penna USB con le mie dichiarazioni d'amore. Oh, è vero! Sentile tutte, prima di addormentarti. Che carino che sei, grazie. Io prima di addormentarti sento sempre le tue canzoni. Infatti soffro da insonnia. Perché? Non ti piace il nostro gruppo? Sì, non intendevo quello, scusami. Adesso vado a dormire. E che sono fermenti solari che si illuminano da solo, magari ti dà fastidio la luce di notte. Eh sì. Io vivo nell'ombra. Stop. Anche se l'avete appena reso vano, voglio vedere il futuro di questa coppia. Sto ricaricando il nostro primo incontro mentalmente. Ma caro, te lo posso fare rivivere io? Ah sì? Cantavamo così bene. E la mia voce è starnazzante più che mai. Ti ricordi? Waka waka waka. E poi ci siamo baciati. Questo me lo ricordo. E mai che rimanga solo un ricordo. Non sono più pronta. Posso creare un download dal tuo computer? Cancellare elemento, sì. No! E questo è il futuro di questa meravigliosa coppia. Oddio, non sappiamo se augurarglielo o